right. Ok? Hai Shalom, Shalom, che significa pace nell'antico ebraico. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il popolo della Bibbia e siamo qui per le strade e per le vie a profetizzare la fine e la caduta di questo impero governato dall'autoproclamato bianco razzista, la nazionalità biblica Esau, Edom, che governa attraverso gli Stati Uniti d'America, che sono la sua nazione, la sua capitale, ok? E prima di iniziare, come sempre, vogliamo dare... Capitale militare. La capitale militare, la milizia, è, diciamo la loro sede, il loro regno, e sono gli Stati Uniti d'America, conosciuta nel libro dell'Apocalisse come Babilonia la Grande, e siamo profeti dell'Altissimo, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ad annunciare la fine e la caduta di questo regno malvagio. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le lodi infinite al Padre Onnipotente, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Bashem, Rukakudash, Yahweh, per averci dato questa conoscenza e la verità in questi ultimi tempi. Yahweh è il vero nome del Padre nell'antico ebraico, il Dio della Bibbia, e Yahweh Shai è il vero nome di suo figlio nell'antico ebraico, il Messia, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il falso nome greco di Gesù Cristo e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. Secondo la scrittura, il Signore è di colore nero, ok? È un così chiamato nero. E il suo vero nome nell'antico ebraico è Yahweh Shai, che significa il Salvatore. Vogliamo dare i nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino, in inglese Great Millstone. Loro sono gli uomini che insegnano il 100% la verità della Bibbia mediante lo Spirito Santo e dal quale noi abbiamo appreso l'interpretazione, l'unica e vera interpretazione delle Sacre Scritture e delle profezie. E Shalom agli eletti in speranza della casa di Israele, che sono dispersi in tutti i punti della terra, alle 12 tribù che sono disperse in tutta la terra, a coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità e umiltà. Shalom, Yahweh Bashem, Yahweh Shai Baraktam. E oggi proprio vogliamo entrare in questo punto, ok? Nel punto della parola, della promessa, ok? Che è destinata alle 12 tribù di Israele, al popolo di Israele, della Bibbia, che è l'eredità, la parola che l'Altissimo ha rivolto al popolo di Israele e che attraverso una scrittura oggi le religioni, soprattutto la setta numero uno al mondo, che è la religione cattolica cristiana, ha mal interpretato, ha mal insegnato, e quindi apre le porte a tutte le nazioni, ok? E la vogliamo prendere questa scrittura, si trova nel libro dei Galati. Praticamente oggi noi andremo a dare intendimento e comprensione, maggior intendimento e maggior comprensione nel mistero dei così chiamati gentili o stranieri o greci del quale parla la Bibbia, che non sta parlando di altri popoli, altre nazioni, ma sta parlando di israeliti dispersi in mezzo ad altre nazioni e dispersi in mezzo ad altri popoli. E vogliamo prendere la scrittura che utilizzano le religioni per aprire la porta, per aprire la promessa, per far loro le scritture e la parola, per aprire questo a tutte le nazioni, per dire che la salvezza è per tutti, ok? Questo è Galati, al capitolo 3, versetto 28, che questo è Paolo che dice: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Hamashiach Yahweh Shai, siete di Yahweh Shai Hamashiach, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. E qui vediamo, dice, siete tutti eredi della promessa. E questa è la scrittura che viene, diciamo, travisata, viene mal interpretata e mal insegnata dalle religioni, che fa sì che aprono la porta della parola e della promessa a tutte le nazioni. Ma per comprendere le scritture, prima di tutto bisogna conoscere la storia, ok? E poi il libro di Galati, ok, era l'apostolo Paolo, ok, che parlava agli israeliti che si trovavano in Galatia, ok, a quell'epoca là. Perciò bisogna capire proprio il contesto di tutto, con chi stava parlando. Allora prendiamo per esempio il libro di Romani, capitolo 10, perché è sempre stato l'apostolo Paolo a scrivere queste lettere a israeliti che sono sparsi in certe parti del mondo,
Ok, poi andremo a vedere proprio la storia che ha causato la dispersione di questi israeliti. Perché è una cosa che bisogna capire, che l'apostolo Paolo è stato l'apostolo destinato a richiamare i gentili, ok, che sono gli israeliti che si sono alienati dalla loro promessa, che si sono alienati dalla loro eredità. Il suo lavoro era quello di richiamarli, ok, a tornare in questa cosa qui, ok? Il libro di Romani, capitolo 10, leggiamo da versetto 1. Questo è Romani, capitolo 10, versetto 1, dice: fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio. Scusami, questo è l'apostolo Paolo che dice fratelli, poi capiremo chi sono i suoi fratelli, ok? Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. E questo parlando di questi israeliti che si trovano in diverse parti del mondo, ok? Avevano un zelo per Dio perché lo spirito israelita è sempre presente, ma non lo facevano d'accordo alla conoscenza. Leggiamo nel libro di Atti, quando loro facevano il culto alla dea Diana, ok? Alla dea Diana. E questi sono gli israeliti che hanno perso il loro culto e hanno cominciato a seguire il culto delle nazioni che si trovano, ok? Leggiamo da sempre Primo Romani, hai letto uno? Vado al punto. Vai su versetto 16. Da versetto 12. Sì, leggi da versetto 12. Questo è Romani capitolo 10, versetto 12, che dice: sono miei fratelli in carne, in cosa? According to the Kingsmen, Romani 9. No, leggi versetto 16, vediamo 12 e 16, vediamo cosa dice. Romani 10, 12 dice: perché poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Ok, lui dice che non c'è distinzione tra giudeo e greco, ok? Ma la questione che dobbiamo fare è: ma perché parla di giudei e greci? Perché non parla delle altre nazioni? Ok? Perché è facile per la Chiesa scappare via con queste cose qui. Parla di questo perché, se andate a vedere, la parola radice del greco là è ellenista, ok? Questi sono gli israeliti che seguono le tradizioni dei greci, ok? Sono israeliti che sono nati nella terra dei greci, che sono stati portati in Grecia da tanto tempo e sono nati là. Poi tireremo fuori tutte queste prove qui. Sempre sul libro, stesso libro, versetto 19, vediamo cosa dice. Versetto 16, 19. Romani 10, 19. 16, cosa dice? 16. Ma non tutti hanno obbedito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Can, non tutti hanno creduto a questa buona notizia, perché? Perché ricordatevi che la casa di Israele era separata in due, ok? I giudei, che consiste di tre tribù, che sono Giuda, la tribù di Giuda, la tribù di Beniamino e la tribù di Levi, loro occupavano Giudea, Gerusalemme, e loro si sentivano superiori, ok? Di quei israeliti che sono stati portati via in schiavitù. Ok? E questa notizia che il padre avrebbe ripreso questi che sono chiamati cani, che sono chiamati, perché le altre nazioni fuori dalla nazione di Israele li chiamano carni, ok? Cani, li chiamano sporchi, ok? Allora questi israeliti che sono stati portati in schiavitù sono stati classificati assieme a questo gruppo qui. Allora i giudei si sentivano più superiore di altri israeliti che erano nella tradizione dei greci, e allora non hanno gradito questa cosa qui che il Vangelo sarebbe stato predicato anche a loro. Questo ha causato una sorta di gelosia, e questo parla anche nel libro di Isaia, che dice che io ti farò ingelosire con un popolo. Lo dice più avanti. Vai. Questo è Romani capitolo 10, versetto 19. Dice: allora dico, forse
Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Khan, allora, detto questo, andiamo velocemente nel libro di Osea, ok? Nel libro di Osea, perché i cristiani possono anche scappare con questo dicendo che ha una nazione che non è la nazione, hai capito? Questo sta parlando dei figli di Israele che si sono alienati dalla promessa in cui andremo anche a toccare, perché il padre ha avuto il patto solamente con i figli di Israele, non con tutte le altre nazioni, ok? Leggiamo, perché il libro di Osea è molto importante, ti dà tutto, ok? Ti dà tutto, come la storia dei figli di Israele, come il padre li chiama un popolo, vai nei punti diretti. No, Achia, prima di andare in questi punti qua, no? Per dare, che abbiamo letto Galati, mm-hmm. abbiamo letto Romani, abbiamo letto Greci e Giudei, e abbiamo solo detto che i Greci sta parlando di Israele, giusto? Quindi, diciamo che per provare quello che stiamo dicendo, dobbiamo andare nella storia, ok? Per far capire la profezia, per spiegare la profezia, per intendere la profezia, dobbiamo intendere la storia. Che quando qua noi vediamo che Paolo parla agli stranieri, a questi greci, dobbiamo conoscere la storia del popolo di Israele. Diciamo, dobbiamo conoscere la diaspora del popolo di Israele. Sono partito un po'... Ok? No, dico per andare in ordine, per far capire l'intendimento, perché magari abbiamo letto i Galati, abbiamo letto i Romani, ma non abbiamo spiegato in parole semplici e storicamente di chi stanno parlando, di perché sta parlando di perché li sta chiamando greci. Okay? Quindi, allora, dovete capire che, come dicevo prima, il patto è stato solamente con Israele. Hanno firmato una sorta di contratto con il padre, e questo contratto è stato sigillato con il sangue, ok? Andiamo a prendere il libro di Esodo. Libro di Esodo 24, avevi altro? No. Esodo 24 vi fa capire dove abbiamo fatto questo patto con il padre, ok? Questo è Esodo, capitolo 24, versetto 8. Dice: allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Ok? Hanno usato il sangue per sigillare questo patto. Vogliamo prendere anche per piacere il libro di Salmi 147? Ok? Libro di Salmi 147. Andiamo negli ultimi versetti. Ok? Perché il patto è stato solamente con Israele. E ci sono delle conseguenze se loro andavano a spezzare questo patto. È come quando firmi un contratto con qualcuno. Se io firmassi un contratto con il fratello per un anno, che un anno ti do questo servizio qua, ti faccio questo, e se io smetto di fare queste cose qui, ci sono sempre conseguenze che seguono questo patto qui. È la stessa cosa che è successo a Israele, ok? Il libro di Salmi 147. Quindi noi vediamo che... Vai. Andando in ordine, vediamo che l'Altissimo, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ha fatto un patto con il suo popolo Israele, ok? E questo patto poi viene rinnovato successivamente con il... Qua vediamo che il patto in Esodo attraverso il sangue, che dice: allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, e dice: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi popolo di Israele. E successivamente il secondo patto, che poi verrà a nascere sempre con la casa di Israele, come leggiamo in Geremia 31:31, oppure in Ebrei. Prendiamo il Nuovo Testamento, ok? Vai. Prendiamo il Nuovo Testamento per coloro che... Ma diciamo, perché c'è bisogno di rinnovare questo patto? Perché questo patto è stato disubbidiente. Questo patto è stato interrotto dalla nostra disobbedienza. Allora il padre deve rifare questo patto qui nella maniera migliore, ok? E allora ha mandato suo figlio per Yahweh Shai, per essere il sangue che sigilla un patto migliore, ok? Questo è Ebrei capitolo 8, versetto 8, dice: infatti
Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto. Scusatemi, con la casa di Israele e la casa di Giuda, perché dicendo perché sono stati separati dopo la morte di re Salomone, le due case sono state separate, ok? La tribù del nord e la tribù del sud, ok? La tribù del sud sono i così chiamati giudei, ok? E allora il padre unirà di nuovo queste due tribù e farà un nuovo patto, vediamo. Infatti qua, per, diciamo, per andare in ordine e tornare a Galati capitolo 3, il primo precetto che abbiamo letto. Ma non capitolo... hai finito il versetto là? Sì, sì, no, è per spiegare a cosa stiamo rispondendo e per andare in ordine, perché come ho detto all'inizio lezione siamo saltati da Galati ai Romani, a Osea, stavamo andando veloce senza magari dare... Sì, dopo andremo a toccare quelle cose là, il fratello dice bene, perché la gente potrebbe non capire. Andiamo in ordine. Tawadakia. Questo è Galati capitolo 3 versetto 28 che abbiamo letto all'inizio, dice: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Yahweh Shai Mashiach. Versetto 29 dice: se siete in Yahweh Shai Mashiach, siete dunque discendenza di Abramo e re di secondo la promessa. E abbiamo detto che questo precetto lo usano le religioni per dire che la promessa è aperta a tutte le nazioni. Quando noi abbiamo appena letto che sia nell'Antico Testamento è stato fatto un patto con la casa di Israele e sia nel Nuovo Testamento è stato fatto un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, come abbiamo appena letto in Roma, in Ebrei capitolo 8, a versetto 8, dice: infatti Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto, ok? Non come il patto che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano dall'Egitto, come abbiamo letto prima in Esodo, in quel giorno che li ha presi per mano dall'Egitto, quindi dall'Esodo, abbiamo letto Esodo prima, per farli uscire dall'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io a mia volta non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Quindi, quando parliamo di questo patto, e qual è il patto? Il patto comunque è una promessa che Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai ha fatto al suo popolo. Quindi noi vediamo che andiamo a rispondere che quando Paolo dice né giudeo né greco, sta parlando comunque di israeliti, perché il Signore che non cambia, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, che non cambia, ha fatto un patto con la casa di Israele, ok? Quindi tornando poi, qua abbiamo spiegato che questa promessa che aprono a tutte, non è a tutte, ma questa promessa alla è il patto casa di Israele. È solo alla casa di Israele. Ora voglio per piacere... Adesso spieghiamo i greci, che cosa significa greco ed ellenista, ok? Can. Anzi, torniamo nel libro di Galati là, ok? Capitolo 3, ok? E prendi il sedicesimo versetto. Galati capitolo 3 versetto 16 dice: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie, ok? Non dice e alle progenie, ok? Dice, quindi vedi, questi cristiani quando leggono la Bibbia prendono un versetto e sfuggono. Lo stesso libro ci dice che non c'è differenza tra greco e coso, ma lo stesso libro, stesso capitolo ti sta dicendo che la promessa è solo a un progenie. Leggilo, 16. Galati capitolo 3 versetto 16 dice: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie. Non dice alle progenie del mondo. Come perché, se si trattasse di molte. Perché da Abramo sappiamo che sono venuti i figli di Ishmael, ok? Abramo ha avuto altri figli, sì, ok? I Madianiti. Ha avuto i figli dei Madianiti, diverse, ma la promessa è solamente con un seme. E quel seme è Abraham, Giacobbe e Isacco. Isacco e Giacobbe, can. Isacco e Giacobbe, ok? Leggi. Isacco, Giacobbe, re Davide e Yahweh Shai, ok? Can. Infatti dice, non dice e alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie che è Yahweh Shai, ok? Tutti quelli che sono stati riscattati da Yahweh Shai, tutti quelli che discendono dalla stessa genealogia, dallo stesso seme
dal quale viene il Signore Yahweh Shai, cioè dalla casa di Giuda, dalla casa di Israele. Baba Kasha, prendi Romani 9. Leggiamo da... Perché, vedete, questo è sempre l'Apostolo Paolo e la sua stessa lettera. Capitolo 9, magari da versetto 3. Ok? Leggiamo giù, okay. Da versetto 3. Perché è sempre lui a scrivere questa lettera agli israeliti in Galati. Sentiamo di cosa dice. Chi sono i suoi fratelli? A chi sta scrivendo questa lettera? Questo è Romani capitolo 9, versetto 3, dice: perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Yahweh Shai, per amore dei miei fratelli. Chi sono i suoi fratelli? Gli israeliti. Ok, che leggiamo qui. Miei parenti, chi sono i suoi fratelli? Quelli che fanno la volontà del Signore. Ok. Miei parenti secondo la carne. Secondo la carne, ok? Perché la Chiesa adesso introduce, oh, tutti sono israeliti spirituali. No. Per essere israelita spirituale devi essere prima un seme vero di Israele, ok? Calma, ok, come dice comunque anche qui a versetto 4, cioè Salakia, volevo... Troppa roba. Sì, sì, sì. Questa lezione è un po'... Ci sono tante cose da tirare fuori in questa lezione che perdiamo anche la cronologia per dire. Ma cerchiamo di stare. Ma cerchiamo di stare perché... No, come abbiamo detto qua, come ha detto all'inizio il fratello Paolo, quando scrive le lettere ai Galati, le ha scritte agli israeliti in Galazia, ok? Quindi se come insegnano le religioni Paolo parla agli stranieri, quindi ai non israeliti, perché qui Paolo ci dice... Perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Yahweh Shai, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, okay, i patti, okay, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. Oh, scusami, cioè, lì dove ci sono altre... Cioè, i padri... Cioè, quello che la Chiesa cerca di farci capire è che il Dio Padre... Ha la malattia degli anziani, la demenza, che dimentica le cose. No, il padre non è l'uomo, ok? Se il padre dice che ho un patto con questo popolo, è quel popolo là, ok? È quel popolo là, non svia il padre, no, non è che ha quella malattia che prende i vecchi e cominciano a dimenticare, e dire ah, no, voglio introdurre gli altri. Prendiamo per piacere il libro di Giacomo, il primo capitolo, dopo torni qui. Il libro di Giacomo 1:1, perché bisogna capire questa cosa qui, che questo libro è stato scritto solo per i figli di Israele. Quando sentite parlare di greci, sta parlando di israeliti sparsi in quei parti là, e poi vi faremo vedere che gli israeliti sono sparsi in tutto il mondo. Ma prima di arrivare lì andremo a farvi vedere la storia un po', ok? Naturalmente poi prenderemo anche l'etimologia della parola greco e farvi capire che non sta parlando di greci, di genealogia greca, di DNA greca. Lo prendiamo quando entriamo nei Romani 10. Ok, vai. Andiamo in ordine. Questo è Giacomo, capitolo 1, versetto 1, che dice: Giacomo, servo di Dio e del Signore Yahweh Shai Mashiach, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, Shalom, salute. Ok, scusatemi, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Ah, volete dirmi che lui sta scrivendo solamente alle 12 tribù? Che questo capitolo qui, questo libro qui nella Sacra Scrittura è solo per le 12 tribù, mentre l'altro è per tutti? E vedi, questo è la bugia che la Chiesa ha sempre insegnato. La Chiesa vuole unire tutti e mettere tutti sotto un tetto, come ha fatto Nimrod, ok? Che avevano una lingua, avevano tutti, andavano verso la stessa direzione per andare contro il padre. È lo stesso spirito che stanno facendo. Vogliono far diventare questo patto, che ha le 12 tribù, lo vogliono far diventare una cosa mondiale. Questo fa parte del potere della bestia. Sì, del sistema universale, universalismo. Okay. Ok? Creare sotto il loro nuovo ordine mondiale una sola religione, un solo culto, ma il culto è a Satana, ok? Dopo torniamo su tuo Romani là. Romani, okay. Sì. Finisco con Romani capitolo 9, versetto 5, che dice, cioè riparto dal versetto 4, dice: cioè gli israeliti,
ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio. E scusatemi, qual è il patto? Abbiamo letto prima, il fratello ha tirato fuori il libro di Esodo 24:8 e vi ha fatto vedere che quel patto l'ha avuto solamente con gli israeliti. E ci sono conseguenze con quel patto là. Hanno disobbedito quel patto, allora questo ha causato la loro dispersione nelle mani dei loro nemici. È semplice, non c'è nulla di complicato in questa roba qui. Questo quando entriamo nella storia facciamo vedere da dove arriva. Dice, cioè gli israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria, vedete, i patti. Vedete che l'adozione, la parola adozione è stato interpretato per tutta un'altra cosa adesso. Se andate nell'etimologia antica dell'adozione, non puoi adottare qualcosa che non fa parte di te, ok? Adotti qualcuno che faceva parte di te ma hai mollato e poi dopo lo riadotti. Ok? Adattare, per esempio, c'è cosa è il sistema là della graffettare negli alberi? Ah, ok, ho capito. Quale? Non so come si chiama il nome, però okay, io so che mettono un ramo di un altro albero in un'altra radice. Ma quella cosa è possibile solamente se l'albero è sempre il stesso albero. Allora se ho due alberi di oliva, posso staccare un ramo da un albero e portarlo dentro un altro albero, perché sono gli stessi alberi. Ma non posso prendere un ramo dell'albero di mela e metterlo dentro un albero di oliva. Non è possibile, non crescerà. È la stessa cosa di israeliti. E poi sentiamo che leggendo questa è l'etimologia della parola adozione. Okay. Questo è lo Strong G5206 in greco antico, come è stato scritto il Nuovo Testamento in greco antico. Questa parola qui che noi oggi leggiamo adozione, e che il sistema ci ha insegnato che l'adozione è adottare figlio così. Figli di altre nazioni, figli che non sono tuoi, mentre il vero significato di adozione è questo. La parola greca è iotesia e il significato biblico è adozione a figli, quel rapporto che Dio si è compiaciuto di stabilire tra sé e gli israeliti, preferendolo a tutte le altre nazioni. Okay. E vedete, questo torna sempre a dirvi quando leggiamo il libro di Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 15, che dice studia per essere approvato. La Chiesa non fa questo e coloro che seguono la Chiesa non fanno questo. Non vanno alle radici delle parole, non capiscono le parole. Loro sentono i greci e scappano via con quel greco là, salvezza è per tutti. Allora quando parla di greci e giudei là, dove sono tutte le altre nazioni? Dove sono tutte le altre nazioni? Allora hanno fatto diventare la parola greco all'universalismo. Non si fa così. Ecco perché questo libro rimane un mistero. Sì, perché hanno usato anche la parola stranieri e gentili. E gentili. Ma noi siamo qui adesso, mediante lo Spirito Santo, a dare l'intendimento, la comprensione di cosa significa straniero, gentile e greco nella scrittura. Un bel esempio siamo noi, prima di entrare in questa verità qui. Io mi dichiaravo un nigeriano, ero un gentile io, ero uno straniero alla mia eredità. Non conoscevo la mia eredità. Il fratello stesso si chiamava italiano. Straniero che significa? Estraneo. Infatti, lui è diventato strano alla sua eredità. Ecco quando parla del capitano romano là. Cornelio. Cornelio era un israelita che lui combatteva per la causa dei romani, perché non sapeva le sue radici. Vabbè, ma come anche oggi, se ci pensi negli eserciti, come nell'esercito degli Stati Uniti, se potete vedere ci sono cinesi, russi, mongoli, di tutte le nazioni, italiani. Un bel esempio, Balotelli ha giocato per la squadra nazionale italiana. Vuoi dirmi che è di sangue italiana? No, è la stessa cosa. E lo stesso vale per Cornelio, e lo stesso vale per gli stranieri, gentili e greci del quale parla la scrittura, ok? Non appartengono a quella nazione, ma sono israeliti che sono
hanno preso i costumi di quella nazione. Ma poi entrando nell'etimologia della parola greco, greco, straniero, gentaglia, lo voglio prendere in ordine. Va bene. Quando andiamo a prendere i romani. Quindi dice, ai quali, cioè gli israeliti, Romani 9:4, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, e qui come volevi prendere, la legislazione, e qui quando volevi prendere... Bravo, la legislazione, vediamo la legislazione, la legislazione sono le leggi, statuti, i comandamenti che i padri ha dato ai figli di Israele, ok? Questo è Salmi, capitolo 147, versetto 19, che dice... Egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Egli non ha agito così con le nazioni, con tutte le nazioni, e i suoi decreti esse non le conoscono. Il padre non ha agito così con nessun'altra nazione. Volete smetterlo di cercare di introdurre tutte le altre nazioni? La bella cosa è che loro non riescono a trovare un versetto in tutta la Bibbia che dice che la porta è aperta a tutte le nazioni. Quando si parla di tutte le nazioni, si parla di israeliti sparsi in diverse nazioni. Ve lo specifica sempre. Diciamo che l'unico precetto è questo qua di Galati 3:28, che stiamo spezzando, analizzando, perché una cosa canna, una cosa che chi cerca davvero la verità della Bibbia, la verità della parola dell'Altissimo Yahweh Hashem, Yahweh Shai, deve spezzare, esaminare ogni singola parola. Non può leggere la scrittura di un fiato, ok? Non può leggere senza capire quello che sta leggendo. Deve esaminare, ok? Spaccare, approfondire, aprire quella parola. Aprire, quando vedi la parola greco, apri e vai a vedere che cosa significa greco. Ma scusami, se loro hanno saltato tutti i versetti sopra questo suo libro e sono saliti subito dove c'è scritto greco. Ma se il versetto prima ti parla di un seme, di un progenie, cioè... Ma perché questo fa parte anche della loro fede, sono parziali. Parziali. Non sono completi nella verità, non sono completi nella Bibbia. Loro prendono solo quello che gli piace, sono parziali. Questo mi piace, lo prendo. Questo che non mi piace, non... Lo scarto. Non, quando gli chiedi spiegazione su quello lì, a noi non è dato comprendere, non è dato capire quello che cosa significa. Scusami, se quando il padre dice nel libro di Levetico, come sta capitolo 10 o 11, che l'uomo che va a letto con un altro uomo deve essere ucciso, ok? Un uomo che va a letto con una bestia deve essere ucciso. Ma la società di oggi non sposa quella roba là. Non gli piace, ok? Sono parziali. Perché sono parziali, loro fanno. Loro vogliono creare la legge, hanno creato la legge loro. Sì, ma così come sono parziali nelle scritture, sono parziali nella fede. In tutto, anche nel giudizio. Ok? Tornando al libro dei Romani, capitolo 4, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria. Se dobbiamo parlare di gloria, qual è la gloria? La gloria è la manifestazione del Signore, la salvezza del Signore Yahweh Shai, ok? Che verrà a salvare solo il suo popolo. Lì sarà la gloria, noi vedremo la gloria del Signore quando si manifesterà al mondo, ok? A chi appartiene quella gloria? A Israele, perché come dice qui Paolo, agli israeliti che appartengono la gloria. Perché per appoggiare quello che sto dicendo basta andare in... Ma la gloria nel deserto, chi l'ha visto? Non sono solamente gli israeliti? Sì, quando il padre si è apparso sulla montagna, la gloria del padre si è apparso sulla monte di San Sinai. Chi l'ha visto? Chi era là presente? I figli di Israele. Ok? Te lo prendo questo precetto. Questo è Esodo. Questo è Esodo capitolo 16, versetto 10, dice: mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. Ok? Chi l'ha visto? Chi era presente là? I figli di Israele. E noi sappiamo che adesso quelle, le nuvole, chiamate nuvole, che sono i carri del Signore, i così chiamati UFO, ok? I carri del Signore, attraverso quei carri c'è la salvezza, ok? E la salvezza che appartiene a Israele, come leggiamo qui in Romani capitolo 9, versetto 4.
agli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, cioè il ritornare, i propri figli, i figli di Dio mandati in esilio e che ritornano, la gloria, la salvezza che viene per mezzo del Signore Yahweh Shai, i patti, come abbiamo letto prima, il patto nell'Antico Testamento e il patto nel Nuovo Testamento, appartengono la legislazione, come abbiamo visto, i comandamenti, ok? Legge, statuti. Il servizio sacro e le promesse, ok? Il servizio sacro e le promesse. Ma le promesse le abbiamo letto sempre nel libro di Galati 3, là. Che appartengono? 16 versetto. Dice che la promessa è a seme di a Abramo, ma non a tutti. Puoi leggere di nuovo quel versetto là. Perché loro salgono tutti i versetti e scelgono quello che vogliono. Perché qua sta la differenza. Khan, qua sta la differenza, che loro danno un'interpretazione alla scrittura secondo il loro pensiero, ok? Secondo loro stessi. Mentre noi qui stiamo dando l'interpretazione della scrittura attraverso la scrittura, ok? Non stiamo dicendo secondo noi così, stiamo portando la scrittura come prova. Prima di leggere quello, per piacere, prendi Isaia 8 e 20. Prima di leggere quello, per questa cosa che hai detto adesso. Questo è Isaia capitolo 8, versetto 20. Dice: alla legge e alla testimonianza, se non parlano secondo questa parola... Questo è in... È perché la luce non dimora in loro. Can, perché qua dice perché non vi sarà per lui nessuna aurora. Dice la versione corretta dice: alla legge e alla testimonianza, se il popolo non parla secondo questa parola, se non parlano secondo questa parola, è perché in loro non c'è luce. Se non parlano di ciò che scrive la Bibbia e cercano di aggiungere il loro o interpretare come vogliono, perché sappiamo attraverso il libro di Primo Pietro 1 e 20 che c'è un solo unica interpretazione alla Bibbia, ok? E deve essere la verità. Questo è Galati capitolo 3 versetto 29, dice: se siete figli di Yahweh Shai, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Che dove qua è il versetto 28 dove dice: non c'è né giudeo né greco. Quindi quando vediamo in Romani che dicono che a Israele appartiene l'adozione, la gloria, i patti, il servizio sacro e le promesse, vediamo che a Israele appartengono e non come... Versetto 16 anche stesso. Versetto 16 dice: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie. Non dice alle progenie, perché Abramo aveva più di un progenie, ok? Cosa Cane. Dice? Come se si trattasse di molte. Ma come parlando di una sola, dice: alla tua progenie, che è Yahweh Shai. Ok? Andiamo a provare qua con Romani 9:5. Alla tua progenie, che è in Yahweh Shai, ok? Ai quali, Romani capitolo 9, versetto 5, ai quali appartengono i padri, dai quali proviene secondo la carne, ok? Secondo la carne, non secondo lo spirito, come dire, possiamo dice tutti quanti. Ai quali appartengono... E dai ai quali appartengono i padri, questo è Romani capitolo 9 versetto 5, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Messia, Yahweh Shai, che è sopra tutte le cose di Dio, benedetto in eterno, amman. E sappiamo che il nostro Salvatore viene dalla tribù di Giuda, ok? Era un ebreo israelita. Allora, avendo parlato di queste cose qui, ci sarà un'adozione. Ma perché ci sarà un'adozione? Che cosa è successo? Come mai sono sparsi questi figli di Israele? Ora andiamo a vedere. C'è stato un patto, come abbiamo letto nel libro di Esodo 24 e 8, ok? Andiamo sul libro di Deuteronomio capitolo 28. Magari puoi prendere Deuteronomio capitolo 1 o capitolo 4, leggi il primo versetto per far capire alla gente che stava parlando con gli israeliti. Sì, ma lo dice anche qui in... No, mi sa che qua è il capitolo 4. Ok. Sì. Questo è Deuteronomio capitolo 4 versetto 27.
dice Yahawah Ba'asham Yahawah Shai vi disperderà fra i popoli e solo un piccolo numero di voi sopravviverà in mezzo alle nazioni dove Yahawah Ba'asham Yahawah Shai vi condurrà. Ok, sta parlando degli israeliti. Se leggi il primo versetto di questo capitolo, Can, questo è Deuteronomio capitolo 4 versetto 1, dice: ora dunque Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entrate in possesso del paese che Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, il potere dei vostri padri, vi dà. Questo sta parlando ai figli di Israele. Il patto è stato avuto con i figli di Israele. Andiamo nel capitolo 28 e vediamo la conseguenza se noi spezzavamo questo patto, versetto 15, se non sbaglio. Questo è Deuteronomio capitolo 28 versetto 15, dice: ma se non ubbidisci alla voce del tuo Signore, se non ubbidisci alla voce di Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, tuo parlando, potere, parlando sempre dei figli di Israele, abbiamo letto nel capitolo 24 del libro di Esodo versetto 8 che c'è stato un patto, ok, è stato firmato un contratto con il sangue, sigillato con il sangue. Ok, allora se tu dovessi spezzare questo patto e andare fuori da questo patto, queste sono le conseguenze. Ma abbiamo fatto un'alleanza. Abbiamo violato questa alleanza. Quando Bravo, violi un'alleanza, la parola che cercavo è violato. Abbiamo violato questa alleanza. Quindi, cioè, cosa? Se voi fate alleanza con delle persone, queste persone non si comportano secondo come avevamo stabilito in questa alleanza, e cosa fai? Sono delle conseguenze. Le rigetti, ok? Le allontani da te. È quello che è accaduto al popolo di Israele. Siamo stati allontanati, come abbiamo detto, siamo stati dispersi fra le nazioni, ok? Versetto 15 dice: ma se non ubbidisci alla voce di Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, tuo potere, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compieranno per te. Ok, tra tutti quei maledizioni, leggiamo il versetto 68 se non sbaglio. Anzi, voglio leggere il versetto 64. Vai. Dice: Yahawah Ba'asham Yahawah Shai ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra fino all'altra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, il legno e la pietra. Ok, se noi avessimo violato questo patto, il padre ci avrebbe spesso tra tutte le nazioni, dove andremo dietro dei dei che non conosciamo. Cristianesimo sappiamo che non ha nulla a che fare con la scrittura. Quando vanno in chiesa ad adorare la croce, stanno servendo, stanno andando dietro ad altri dei. Come è stato profetizzato? Perché non c'è scritto nella pietra. Il legno è la pietra. I musulmani vanno in Mecca e girano attorno alla Kaaba e vanno ad abbracciare la pietra là di sasso. Ok? Perciò il padre, per aver violato i suoi comandamenti, ci ha disperso in tanti modi. Sappiamo che ci sono, per esempio, la cattività. Vi leggo un elenco, un piccolo elenco delle cattività di Israele. Infatti il libro di Giudici è scritto proprio per questo motivo, perché succedeva la stessa cosa. Il padre mandava un salvatore per salvare i figli di Israele. Appena erano comodi, cominciavano ad andare dietro le dei delle altre nazioni e il padre di nuovo li castigava. Il libro di Giudici parla di tutte queste qua. Quindi Salaya, per comprendere quello che abbiamo letto all'inizio, quei primi tre versetti che abbiamo letto all'inizio, cioè Galati 3:16, Galati 3:28-29, Romani 10:12, Romani 10:19-22, dove parla di greci, ok? Dove parla che ai giudei e ai greci, che sono là, non c'è differenza tra giudeo e greca, tra giudeo e greco, bisogna comprendere e conoscere la storia antica del popolo di Israele. Che il popolo di Israele, come diceva il fratello nel libro dei Giudici, è un ciclo, ok? Israele viene eletto, viene portato in una situazione comoda, poi Israele si ribella andando ad osservare altri comandamenti, altri precetti, Salachia, non osservando comandamenti e precetti. Quindi il padre cosa fa? Li manda in cattività, gli manda delle nazioni che li conquistano. Hai detto qualcosa che bisogna conoscere la storia. Prendi per piacere il libro di Geremia 6:16, ok? Perché
Ciao. Per capire questo mistero bisogna capire la storia. La Bibbia stessa ci fa capire che dobbiamo ricercare, come dice la... Questo è Geremia 6,16 che dice, così dice Yahweh Bashem, Yahweh Shai, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali sono i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Domandate i sentieri antichi, ma la gente ignora tutto questo perché vi hanno dato tutta storia nuova, ebreo moderno, storia moderna, tutto per nascondere questo passato, perché se voi non capite il passato, non potete capire il presente, nemmeno il futuro. Ma proprio non potete conoscere il Dio della Bibbia se non conoscete il passato, se non conoscete la sua personalità, i suoi modi di fare, come si comporta, come esegue il suo giudizio su Israele. Come abbiamo detto, Israele viene preso, viene eletto e viene messo in una posizione alta. Israele si ribella, ok? Perché questa è la natura del nostro popolo, un popolo ribelle, un popolo dal collo duro, come Yahweh Bashem, Yahweh Shai ci definisce. E allora che cosa fa? Manda una nazione a sconfiggerci e a sottometterci. Poi Israele si pente e Yahweh Bashem, Yahweh Shai lo riporta in una situazione comoda. Detto poi, questo, poi arriva Salachia, poi arriva arrivano altre generazioni, ok? Perché poi passano generazioni, seconda generazione, terza generazione, e ritornano a ribellarsi. Che significa ribellarsi? A non osservare i comandamenti. A violare il patto. A violare il patto, Can, a violare il patto e l'alleanza. E quindi automaticamente vediamo che questo, soprattutto nel libro dei giudici, è un ciclo. E se lo vuoi elencare, prendiamo prima di elencare, prendiamo un libro per far vedere il contesto. Prendi il libro dei giudici, magari capitolo 6 o capitolo 10. Okay. Prendi magari capitolo 6. Perché lì, ecco perché è importante andare a leggere il libro di giudici. Il padre mandava sempre un salvatore per salvare i figli di Israele quando andavano fuori, ok? E questa volta siamo andati tutti fuori, ma il padre attraverso le sue parole ci sta radunando di nuovo e manderà l'ultimo salvatore per l'ultima volta, che sarà il suo figlio, capitolo 6. Puoi leggere. Qua questo è per appoggiare quello che stavo dicendo riguardo che passa una generazione e si dimenticano del Signore. Questo è Giudici capitolo 2, versetto 10, che dice: anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi dopo quella vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore nelle opere che egli aveva compiuto in favore di Israele. Can. Ecco perché mi sa che il libro di Geremia, il secondo capitolo, dice di insegnare queste leggi a delle generazioni, ok? Queste parole, questo patto non deve mai mancare nel nostro cuore o dalla nostra bocca. Sono cose che vanno insegnate ai nostri figli, così non cadranno in trappola e riceveranno le conseguenze di questa violazione come l'hanno ricevuto i nostri padri, ok? Infatti dice i figli di Israele, capitolo 2, versetto 11, Giudici, dice: i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal, abbandonarono Yahweh Bashem, Yahweh Shai, il potere dei loro padri e che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attornavano. Si prostavano davanti a essi e provocavano l'ira del Signore. E la stessa cosa lo stiamo facendo anche al giorno d'oggi. Quando andate in chiesa a prostrarvi davanti alla croce e le statue, che cosa pensate di adorare? State adorando Baal, ok? Perché Baal, dalle generazioni, hanno sempre cambiato il suo nome. È conosciuto sempre come Moloch, è conosciuto come... con diversi nomi. Oggi è conosciuto con l'immagine di Christus Serapis. Ok? Ed è quello di cui andate in chiesa ad adorare, ok? Perciò queste cose è conosciuto con il nome di Zeus, è conosciuto, bravo, Odino, bravo, bravo, come vedete qui Giupiter, ok? Giupiter e Plutone. Quindi se Baal successivamente in greco è stato chiamato Zeus, vedete poi da dove viene il nome di Jesus, ok? Che significa salve Zeus. Il falso nome greco del Signore. Scusami, okay? Andate solo su Wikipedia e scrivete Jesus. C'era un dea antica di Jesus, ok? Il suo nome era Jesus.
questo facevano i sacrifici dei bambini per tenerlo calmo. Quindi okay? Vi rendete conto che quando chiamate il falso nome greco di Gesù Cristo, ok? State chiamando un Dio straniero, un falso Dio straniero, ok? Non state chiamando il Messia, ok? Non state chiamando il Salvatore, che come dico, se proprio e non va fatto, se proprio vuole, si vuole tradurre, salve, se si vuole tradurre il nome del Signore in italiano, il suo nome sarebbe Giosuè, ma comunque... Giosuè sappiamo che sono tutte traslitterazioni. Ma comunque il Signore va chiamato nel nome in cui è stato dato dai suoi genitori quando è nato a Betlemme, ok? Yahweh Shai è il suo nome nell'antico ebraico e non va cambiato. Tanto. Tornando a Giudici dice: abbandonarono Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai e servirono Baal e gli idoli d'Astarte. Versetto 4. Astarte è conosciuta come Inanna. È conosciuta come Asherah, ok? Come la Madonna. Come la Madonna. È conosciuta anche come la Venere, ok? Ah. Ed è lei che hanno appena celebrato in Pasqua. È la dea della fertilità, ok? E vedete come continuiamo a fare queste cose qui? Perché vi hanno introdotto nuove celebrazioni e sacrifici a dei dei che voi nemmeno non conoscete. Ma la gente non domanda un cavolo. La gente non chiede, avete appena fatto la festa a questa dea qui che è parlato qui, ok? Infatti quando dice abbandonarono il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, il potere dei loro padri che li aveva fatti uscire e andarono dietro ad altri dei, fra i dei dei popoli che li attorniavano, si prostavano davanti a essi e quindi praticamente... celebrare questa Pasqua falsa che è avvenuta adesso, festeggiare il Natale, il Capodanno, è Ferragosto, è la festa della mamma, è la festa del papà, sono tutte celebrazioni pagane che vai a servire altre divinità, inconsciamente lo vai a servire perché quelle celebrazioni sono nate per servire i falsi dei delle nazioni. Geremia 4:22 per piacere, per appoggiare quello che stai dicendo. Perché questa è la nostra natura, è la natura dei figli di Israele. Sai, pronti sempre a fare cose malvagie e lenti a fare bene. Questo è Geremia capitolo 4, versetto 22, dice: veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce, sono figli insensati, non hanno intelligenza, sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Tanto. I figli di Israele sono saggi a fare il male e il bene non lo sanno fare. Pensate che dopo tutti i miracoli che hanno visto, cavolo, una allergia, guarda. Può essere. Dopo tutti i miracoli che hanno visto accadere all'Egitto, sono scesi giù nel deserto e la prima cosa che hanno fatto, la prima cosa che hanno fatto era quello di creare delle statue e adorare altri dei. Il vitello d'oro. Pensate, questo è il popolo di Israele al giorno d'oggi, che tu gli dici che guarda, tu sei un israelita. No! Allora gli preoccupa del tutto il mondo. No, saremo salvati tutti. No. E come si fa a sapere che sei israelita? Si fa a sapere se lo Spirito ti guida e lo Spirito ti dice che questa cosa che stai ascoltando è vero. Non importa se sei di colore così chiamato bianco, giallo, verde, se sei biondo, occhi azzurri, non importa, non conta, ok? Conta che lo senti nello spirito, ma perché se lo senti nello spirito è perché anche geneticamente discendi dal seme della casa di Israele, ok? Quindi, tornando nel libro di Giudici, vediamo un po' quindi, di... Proprio perché Israele, come abbiamo detto, continuava a ribellarsi. E leggiamo che dice l'ira, questo è il verseto 14, Giudici capitolo 2, dice: l'ira del Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai si accese contro Israele ed egli li diede in mano ai predoni che li spogliarono, li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Okay. Vediamo che Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai quindi dà nelle mani dei nemici degli altri popoli, perché poi se andiamo a leggere i Giudici vediamo che ci ha dato nelle mani di Moab, dei cinesi, nelle mani di Madian, nelle mani dei Filistei.
E questo ricordatevi che c'è stato avvertito nel capitolo 28 il libro di Deuteronomio. Che se avremmo trasgredito i comandamenti saremmo stati dispersi fra le nazioni. Siamo spesso nelle mani degli egiziani. Diciamo quindi che questo ciclo biblico che noi vediamo Israele sopra, Israele sotto, Israele sopra, Israele sotto. Quando dico sopra significa Israele al potere, Israele che è una nazione in quel momento, ok? Anzi, leggiamo il libro di Giudici, capitolo 10, da versetto 6. Perché cosa succede? Il padre li salva, ok? Manderà, come ha mandato anche, Sansone. Sansone era un salvatore a salvarli dalle mani dei Filistei, ok? Come ha mandato Gideone. Leggi. Questo è Giudici capitolo 10, versetto... Puoi leggere dal versetto 6. Ma sì, dal versetto 6. Magari parto dal versetto 1 per far capire. Vai. Dice, dopo Abimelech, per liberare Israele, vi fu Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, uomo di Issacar. Abitava a Samir, nella regione montuosa di Efraim. Fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Dopo di lui vi fu Jair, il Galadita, che fu giudice di Israele per 22 anni. Ebbe 30 figli che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città, che si chiamavano anche oggi i borghi di Jair e sono nel paese di Galad. Poi Jair morì e fu sepolto a Camon. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. E sappiamo che quando fai ciò che è male, che cosa accade? Dice, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, gli dei della Siria, gli dei di Sidoni, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e gli dei dei Filistei. Abbandonarono Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai e non lo servirono. L'ira del Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai si accese contro i figli di Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Ammon. Ok, avete visto? E poi cosa succede? Se continuate a leggere, il padre li salverà, ok? Poi appena i padri li salva, appena stanno bene per un po' di tempo, tornano a essere più demoni di prima, ok? Questo per far capire la storia oggi siamo nello stesso identico ciclo, ok? In questo momento Israele, perché si è comportato male agli occhi del Signore, è disperso fra le nazioni. La nazione più bassa, ok? La nazione di Edom è quella là che oggi governa e che ha sotto schiavitù. Noi siamo stati dati nelle mani dei nostri nemici. E i nostri nemici sono il nostro peggior nemico che sono gli Edomiti, ok? Noi in questo momento siamo in questo ciclo, anche se vuoi leggere tutti i cicli e arriviamo a questo qua di oggi. Allora, abbiamo fatto 400 anni nelle mani degli egiziani, 8 anni nelle mani dei amiti cusciti, ok? 18 anni nelle mani dei moabiti, che sono i così chiamati cinesi oggi. 20 anni nelle mani dei cananei, 7 anni nelle mani dei midiani, 18 anni nelle mani di ammoniti, così chiamati giapponesi, 40 anni nelle mani dei filistei, 3 anni nelle mani degli assiri. I filistei sarebbero chi? I filistei sono gli amiti, che sono africani, ok? Sono scuri di carnagione, ok? Erano i nostri nemici. E infatti il paese che vedete là adesso, che si chiama Palestina, si chiamava Filistei, ok? E sono sempre stati i nostri nemici per tanti anni. E il padre ha mandato anche Sansone per sollevarci dal loro giogo a quell'epoca. Fin quando definitivamente li ha messi a posto con re Davide. Adesso comunque quella terra è tutto occupato da gente... Perché quella terra là è caduta nelle mani degli Ottoman, impero dell'Ottoman, ok? Che l'Ottoman era un misto tra le nazioni di Jafet, la nazione degli Arabi, e era molto infiltrato dalla nazione di Edomiti, ok? Ottoman era molto infiltrato dalla nazione di Edomiti. Abbiamo fatto 70 anni nelle mani dei Babiloni, 203 anni nelle mani dei Persi e Medi. Ok? E tutta questa schiavitù, secondo voi, cosa causerà? Causerà che tu ti allontani dalle tue eredità, dalle tue tradizioni, cominci a sposare le tradizioni delle altre nazioni
e diventi come le altre nazioni. Pensate ai figli che sono nati, ok, che hanno fatto 203 anni di schiavitù nelle mani dei Persi e Medi. I figli che sono nati in quei paesi là non sapranno nemmeno se sono israeliti o no. Senti questo, questo è Primo Cronache capitolo 5 versetto 26, dice: il Dio di Israele eccitò lo spirito di Pul, re di Assiria, e lo spirito di Tiglat Pilneser, re di Assiria. E Tiglat Pilneser, questa è storia, eh? E Tiglat Pilneser, scusami, il fratello dice che questa è storia, perché sia essendo nella Bibbia, ci sono altri libri storici, tipo le tavole dei Moabiti, le tavole degli Assiri. Queste cose sono in museo. Un museo che tiene molto di queste cose è quello in Francia, Louvre, ok? Queste cose sono storici. La Bibbia è il libro storico più corretto su tutta la faccia della terra. La Bibbia copre tutti i periodi storici. E il padre l'ha scritto, ok, in parabole affinché la gente non può capire, ecco perché non è stato distrutto. Infatti quando voi leggete, quando leggono la storia della scuola, che si studia a scuola, è storia parziale, ci sono dei buchi. All'improvviso la prima cosa che vi raccontano è gli uomini delle caverne, perché oggi quelli che governano vengono dalle caverne, dalle montagne ecco di Siria. Ecco perché si chiamano Caucasi, perché vengono dalle montagne di Caucaso. Dove ci sono la zona di Ucraina, Russia adesso, ok? Si chiama la zona del Caucaso. Anche più sotto, tipo Kazakistan, Uzbekistan. Sì, anche tutta quella zona là. Ok. Fa parte della zona di USSR una volta. Sì, comunque quando vi parlano di storia a scuola sono parziali, iniziano dai cavernicoli, poi si finisce agli egiziani. Poi ci sta ci sono dei buchi e all'improvviso si finisce ai greci. Queste... E qui andremo a toccare la dispersione dei greci, perché è molto importante. Perché lì ricordati che Galati si parlava dei greci e vogliamo farvi vedere il motivo perché si chiamavano greci, vai. Il Dio di Israele eccitò lo spirito di Pul, re di Assiria, e lo spirito di Tiglat Pilneser, re di Assiria. E Tiglat Pilneser deportò i Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di Manassè, che sono tre tribù del popolo di Israele, e li condusse a Calak, a Cabor, ad Ara, presso il fiume di Gozan, dove sono rimasti fino ad oggi. Quindi quando il padre ci mandava contro queste nazioni e ci dava nelle mani dei nostri nemici, che cosa significa? Non è che ci dava nelle mani dei nostri nemici e rimanevamo in Israele. Una parte rimaneva nella terra santa, ma un'altra parte veniva portato via in cattività, veniva portato in un'altra nazione, ok? In un altro posto, come abbiamo letto qui. Sono stati condotti a Calak, a Cabor, presso il fiume di Gozan. Quindi vediamo come Israele è stato portato fuori. Quindi cosa accade, come ha detto prima il fratello Yaraya, che quando vieni portato fuori, poi quando ti nascono i tuoi figli, figli dei tuoi figli, ma arriviamo alla dispersione in Grecia, così andiamo a unire questa cosa, che quando poi nascono i figli e i figli dei tuoi figli. Avendo fatto 203 anni sotto le mani dei Persi e Medi, abbiamo fatto 267 anni nelle mani dei greci. Ok, 267 anni nelle mani dei greci. Quante generazioni passano in 267 anni? Mamma mia. Ok, almeno tre generazioni passano. Quindi significa che non mio figlio, non mio nipote, il figlio di mio nipote nascerà in una terra che non è sua. Sì, ma scusami, non è finito là. Perché dalle mani dei greci siamo passati nelle mani dei romani per 259. E indovinate cosa? Siamo sempre nelle mani dei romani, perché questo nuovo regno è camuflagato, come si dice? Camuffato. È camuffato, ok? Con la democrazia e nuovo coso, ma è tutto sempre, fa parte del regno dei romani. Abbiamo fatto lezioni riguardo la statua di Daniele per farvi capire. Perciò non siamo mai usciti dalla schiavitù dei coso, come si chiama? Dei greci. E cosa facevano? Avevano permesso a alcuni di noi di stare nella terra di Giudea. Ecco perché si chiamavano il regno del sud, gli israeliti, si chiamavano giudei, ok? Perché erano permessi di stare là, ma sotto governi stranieri. Quando si parla di Erode, di Agrippa, questa gente non erano israeliti. Eravamo sotto il loro governo.
L'ultimo governo che abbiamo goduto era, era il regno Asmoniano. Asmonea. Sì, che lo troviamo nel libro di Maccabeo. Ok? Questo è stato l'ultimo regno che abbiamo goduto come una nazione, ma non proprio una nazione, neanche proprio tutto completo. Diciamo, okay? Che diciamo dove si conosceva ancora la nostra identità. Sì. Ok? E andiamo adesso... Nel senso, Sallachia, che anche gli israeliti che... no, come nazione, Sallachia è... Cioè eredità. Che avevamo potere nella nostra terra. Sì. Ok? Avevamo potere nella nostra terra anche se eravamo sotto la giurisdizione greca o romana. Comunque che avevamo le nostre tradizioni, che mantenevamo le nostre tradizioni. Okay? Questi sono i misteri che la Chiesa non vi spiegano. E allora corrono appena vedono, greco o giudeo. Ok? Loro scappano con queste cose qui, perché non sanno queste cose qui. Quindi noi vedendo la dispersione, vedendo che Israele è stato portato in cattività, vedendo che Israele è stato portato in cattività in Grecia e per 267 anni, vediamo che sicuramente ci saranno degli israeliti che sono nati in Grecia nella seconda, nella terza, nella quarta generazione, che sono nati in Grecia. Prima di prendere Maccabei volevo toccare Romani e la parola greca. Quindi che sono nati in Grecia, israeliti di terza, quarta generazione che sono nati in Grecia, e c'erano alcuni israeliti che vivevano in Grecia e sapevano di essere parte del popolo di Israele, mentre c'erano generazioni, come abbiamo letto nel libro dei Giudici, al capitolo 2, dove dice, versetto 10, dove dice: anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi dopo quella vi fu un'altra generazione che non conosceva Yahweh Bashem, Yahweh Shai, nelle opere che egli aveva compiuto in favore di Israele. Questo, vedete, è capitato alle generazioni israelite disperse in Grecia, che sono nate nuove generazioni e non conoscevano il Signore. Quindi non sapevano nemmeno di essere israeliti. Per questo che quando noi entriamo in Romani, o come quando entriamo in Galati e vediamo non c'è nessuna differenza fra giudeo e greco, e quando vediamo in Romani, capitolo 10, versetto 12, dice: perché non c'è distinzione tra giudeo e greco. Prendiamo questa parola greco, ok? Prendiamo l'etimologia della parola greco, conoscendo, avendo fatto un'anticipazione di tutta la storia, avendovi raccontato l'evoluzione nella storia del popolo di Israele, questo popolo che ha ricevuto, che ha fatto un patto, un'alleanza con l'Altissimo, che ha violato questo patto. Abbiamo visto più volte nella storia che Israele è stato dato nelle mani delle nazioni e poi è stato ristabilito, e lo stesso è accaduto al tempo dei Greci, ok? Per questo quando Paolo va a parlare di Greci, diciamo che sta parlando di israeliti, perché l'etimologia della parola greco che si usa qui è... Nel frattempo che il fratello lo trova, questo è un dizionario, si chiama la Zondervan Compact Bible. La parola Ellenist, ok, vuol dire giudei che hanno fatto Grecia la loro lingua, ok, e hanno adottato... Aspetta. Infatti, se noi andiamo nell'etimologia della parola greco, scritto nel greco, nel Nuovo Testamento, non c'è scritto greco, c'è scritto Hellen. E da Hellen viene gli ellenisti. Chi sono gli ellenisti? Gli ellenisti sono giudei... Chi sono i giudei? Israeliti? Che occupavano la Giudea, ok? Giudei che hanno fatto la lingua greca, la loro lingua, e hanno adottato le idee greche e le pratiche, ok? Quindi noi riusciamo a vedere che quando Paolo sta dicendo non c'è distinzione tra giudeo, cioè tra israeliti che sanno di essere israeliti, che vivono nella Terra Santa, praticano, ok, le leggi e le prescrizioni, e non c'è distinzione fra loro e fra i greci ellenisti, cioè tra gli israeliti che sono in Grecia e che hanno perso le loro tradizioni. Non c'è differenza, perché veniamo tutti dallo stesso albero, ok? Veniamo tutti dall'ulivo, veniamo tutti dal seme, dalla radice, dallo stesso albero, che l'albero della vita. Chi è l'albero della vita? Il Signore Yahweh Shai, ok? Veniamo tutti dal Signore Yahweh Shai, che è stato creato
prima della fondazione del pianeta Terra. L'Altissimo Yahawa Bashem Yahawashai Salakia. L'Altissimo Yahawa Bashem Yahawashai, per mezzo di suo figlio, ha creato tutto questo. E quindi viene Israele, viene da quell'albero lì, ok? Perciò, in poche parole, gli israeliti che erano portati in schiavitù in Grecia, e vedremo il motivo perché sono stati portati, il racconto è nel libro di Primo Maccabeo che prenderemo adesso. Ah, dove cambiano le... Sì, sì, prenderemo quello là. Prima posso toccare vai, questo? Vai, 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 dico una cosa velocemente. Quando dice non c'è differenza tra giudei e greci, sta parlando, sappiate che sta parlando dei ellenisti, ok? Gli israeliti che si sono persi nella terra dei greci. Avevano cominciato a adottare le loro tradizioni, ecco perché il libro di Corinzi è il libro più lungo, è la lettera più lunga che Apostolo Paolo ha scritto ai figli di Israele, perché lì hanno adottato proprio tutta la religione, si comportavano proprio come i greci, che i greci tenevano capelli lunghi, senza barba, non facevano le circoncisioni, tutte queste cose qui. E allora ha dovuto dirgli che guardate che voi non siete questa gente qui, dovete cambiare, dovete riabbracciare la vostra eredità, ok? Questo è semplice se lo spirito lavora con te a capire questa cosa qui, ma se non hai lo spirito rimarrà sempre un mistero per te, ok? Questo è Romani capitolo 10 versetto 19, dice: allora dico forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è una nazione. Ah. E qual è una nazione che non è nazione? Chi è la nazione che è una nazione e poi non è nazione? Ecco perché dico è molto importante andare a leggere il libro di Osea. Adesso canta, okay? Sarebbe da toccare Osea. Io vi renderò gelosi di una nazione che non è una nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Qual è la nazione senza intelligenza? Come abbiamo letto in Geremia prima. Geremia 4? Sì. Calalaya Abashimia, sai che tutto papà, tutto collegato. Ricordatevi comunque che il libro di Isaia, capitolo 28, versetto 10, dice precetto dopo precetto, un po' qui, un po' lì, ok? Ricordate, io vi renderò gelosi di una nazione che non è una nazione. Provocherò il vostro sdegno con una nazione che non ha intelligenza. Questo è Geremia, capitolo 4, 22. Veramente il mio popolo è storto, non mi conosce, sono figli insensati, non hanno intelligenza. Questa nazione che non è più nazione, perché? Perché era una nazione che erano Israele, sono stati dispersi fra i greci, nella seconda, terza generazione si sono dimenticati del loro signore, si sono dimenticati delle loro origini, quindi non hanno intelligenza, non hai conoscenza. E per dirvi, non erano tutti proprio presi in schiavitù che sono diventati greci, alcuni hanno volontariamente voluto diventare come i greci, che leggeremo nel libro di Maccabei, ok? E quando tu ti allontani da una cosa che faceva parte di te e abbracci qualcosa altro, cosa diventi? Diventi quella cosa là. Tipo io lascio il mio paese, vengo in Italia e abbraccio le tradizioni italiane, vengo naturalizzato e divento italiano, ok? Abbandonando le mie tradizioni. È la stessa cosa che è successo agli israeliti. Ok? Cosa stavi cercando? No, vado su Osea per vai, Osea è molto importante. Una nazione che non è una nazione. E per comprendere questo, bisogna comprendere la profezia di ciò che è stato passato, di ciò che Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha annunciato, che il popolo di Israele non sarebbe diventata una nazione. Ok? Il mio popolo non sarà il mio popolo. Questo è Osea capitolo... Posso partire? Capitolo 2, versetto 1, dice: dite ai vostri fratelli a me. Anzi, vado a prendere... Allora, spiego velocemente di cosa si tratta il libro di Osea, così prendi solamente i punti. Il padre ha detto al profeta Osea di prendere una moglie tra le prostitute, ok? E quella prostituta rappresenta Israele, perché eravamo sposati con il padre, siamo la parola sposati vuol dire messo insieme, ok? Siamo un popolo messo insieme al padre e abbiamo cominciato a fare i prostituti andando dietro i dei delle altre nazioni, come abbiamo letto. Da generazione a generazione abbiamo sempre voluto andare dietro dei dei
delle altre nazioni che ci ha fatto diventare degli idolatri, ci ha fatto diventare delle prostitute, andavamo con chiunque, ok? E questa cosa, d'accordo alla legge, la legge dice che una donna che si comporta così va ucciso. C'era la morte per noi, non dovevamo essere più chiamati una nazione, ma il Padre ha fatto sì che noi potessimo di nuovo tornare attraverso il suo figlio Yahweh Shai, ok? Perciò ha detto al profeta Osea di andare a prendere una moglie tra le prostitute che rappresenta Israele, ha fatto figli, dei figli, dice, non sei più mio popolo, ha dato dei nomi, dicendo delle cose, vai, leggi. Questo è Osea capitolo 1, versetto 6, dice, lei concepì di nuovo e partorì una figlia, il Signore disse ad Osea, chiamalo Loruam, perché io non avrò più compassione della casa di Israele in modo da perdonarla, ma avrò compassione della casa di Giuda, li salverò mediante il Signore, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, il loro potere, non li salverò con l'arco né con la spada, né con la guerra né con cavalli, né con cavalieri. Quando lei ebbe divezzato Loruam, concepì e partorì un figlio, e il Signore le disse a Osea, chiamalo Loammi, perché voi non siete mio popolo non e io siete, non sarò per voi. Vedete, sta parlando di Israele, ma dopo vi dirà che li salverà. Okay? Versetto 10 dice, tuttavia il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare che non si può né misurare né contare. Avverrà che invece di dir loro come si diceva, voi non siete il mio popolo, cioè una nazione che non è nazione. Vedete, il padre dice come non siete il mio popolo. Una nazione che prima non era nazione. Per mezzo di Paolo, apostolo degli israeliti ellenizzati, stranieri, dice, sarà loro detto, siete figli del Dio vivente. Hai visto? Questo è, cioè, non è difficile, vedi, la Bibbia, cioè, il Nuovo Testamento non c'è senza il Vecchio Testamento, e il Vecchio Testamento non c'è senza il Nuovo Testamento, vanno assieme, ok? È un continuo racconto. Nel XVIII secolo hanno cominciato ad aggiungere capitoli e versetti. Queste erano lettere continuo scritte, ok? Perciò se tu non capisci, fai come dice il libro di Giacomo, il primo capitolo, il quinto versetto, pregare per sapienza, ok? Yahweh Shai stesso disse, chi bussa verrà aperto, chi cerca troverà, ok? Chi chiede riceverà. Dovete chiedere dal Padre per darvi comprensioni, per capire questo mistero qui, ok? Perché quando sentite parlare dei greci e cosa sta parlando dei figli di Israele, erano chiamati un popolo che non sono più il popolo del Padre. Il Padre li aveva abbandonato, ma poi ha detto che alla fine sarete richiamati il mio popolo, ok? Ecco perché ha mandato suo figlio per essere quel sacrificio, perché non c'è più sacrificio che possiamo fare per tornare al Padre. Abbiamo fatto i prostituti, ok? E cosa è quale la legge dice che una donna che commette adulterio va ucciso. Noi come popolo dovevamo essere tagliati via, ok? Ma il Padre ha avuto sempre questa misericordia perché ha promesso ad Abramo, la sua promessa che ha dato ad Abramo, lo ha mantenuto, mandando il suo figlio. Ricordatevi che aveva fatto la similitudine quando aveva chiesto a Abramo di sacrificare il suo figlio Isacco, che in spirito si riesce a riceverlo, era Yahweh Shai. E quella era la similitudine di quello che sarebbe stato nel futuro. Ha mandato suo figlio per essere il sacrificio perfetto, per farci tornare ad essere chiamato il suo popolo. E quel sacrificio è già iniziato. Le sue parole sta tornando a delle ossa secca che erano morti, ok? Come dice il libro di Ezechiele, prima di entrare in questa verità eravamo dei zombie, eravamo delle ossa secca morti, perché è questa verità che ti vivifica, ok? È per mezzo del sangue del nostro Signore Yahweh Shai che oggi noi possiamo siamo stati riscattati, ok? Siamo stati attivati, svegliati, che siamo il popolo di Israele disperso fra le nazioni del mondo, ok? E per mezzo del sacrificio di nostro Signore, come ci dice anche in Giovanni capitolo 11 versetto 51, egli non è, e o egli non disse questo di suo,
qua sta parlando del sommo sacerdote di quei tempi, che Caiafa, che dice: o regni, non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Yahweh Shai doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi, ok? Quella nazione che non è più nazione. Quindi il Signore Yahweh Shai attraverso... ha riaperto la porta. Ma infatti è nel nome del Signore Yahweh Shai che noi in tutto il mondo siamo stati guarda, scusami, siamo stati fatti avere più profumo, così hai più idee. Ma appoggialo qua. Ma va di là, hai capito? Va di là. Attraverso il sangue del Signore. Dopo prendiamo Maccabeo per concludere questa roba riguardo i greci là. E questi cristiani sono proprio semplici, man. Sono davvero semplici, non capiscono le scritture. E lì capirete che il Padre non gli ha dato la capienza di questo libro qui. Il Padre ha scelto i suoi eletti e li ha dato. Ricordatevi cosa dice l'Apostolo Paolo. Che cosa è? L'elezione lo ha ricevuto mentre gli altri erano ciechi, ok? Questo è Efesini, capitolo 2, versetto 13, che dice: Efesini, capitolo 2, versetto 13, dice: ma ora in Yahweh Shai HaMashiach, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue del Messia, ok? Eravamo allontanati perché abbiamo violato, ok? E questa cosa, come dice il libro di Romani 11:7, gli altri erano accecati, ma gli eletti lo hanno ricevuto. Perché questa verità non è per tutti, come diciamo sempre. Molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Ora, per dare un ritocchino veloce riguardo questa roba dei greci, c'è stato un racconto quando i greci avevano preso controllo di Israele, ok? Se vuoi leggere questi primi, che questo è per far comprendere come gli israeliti sono diventati greci, ellenisti, ok? Puoi dire magari che sono la malvagità si è sparso quando questi sono entrati, e poi andare a prendere i... Okay. Questo è Primo Maccabei, capitolo 1, versetto 1. Dice: ora avvenne che Alessandro, figlio di Filippo il Macedone... Questo è Alessandro Magno. Ok, Alessandro Magno, quindi quando è entrato quando la Grecia è entrata in potere, ok? E dice: figlio di Filippo il Macedone, uscito dal paese di Chittim, sconfisse Dario, re dei Persiani e dei Medi, e regnò al suo posto, il primo sulla Grecia, ok? E fece molte guerre e vinse molte fortezze e uccise i re della terra. Attraversò l'estremità della terra e prese il bottino di molte nazioni, tanto che la terra era tranquilla davanti a lui. Allora fu esaltato e il suo cuore fu sollevato. Questa comunque è storia, ok? Qua stiamo parlando di storia, che, come possiamo vedere, le religioni non vi parlano di storia. Le religioni, anzi, la religione proprio ha tolto questi libri dalla Bibbia. Qua noi capiamo quanto la religione cattolica cristiana sia parziale, perché ha tolto dei libri dalla Bibbia. Almeno hanno tentato. E raccolse, versetto 4, e raccolse un forte esercito e dominio sui paesi, nazioni, re, che diventarono suoi tributari. Quindi, ok, vediamo che Alessandro Magno ha preso il controllo di molte nazioni, tra quale anche la nazione di Israele, che diventarono suoi tributari. Adesso, ora, mentre... Questa apro una parentesi, mentre le altre nazioni venivano conquistate da Alessandro Magno, e tra queste anche Israele veniva conquistato, pagavano un tributo, ma Alessandro Magno lasciava che... ma guarda che Alessandro Magno aveva un rispetto assurdo per Israele a quell'epoca. Lui non l'aveva toccato perché Aristotle, il suo maestro, era un ebreo israelita. E Aristotle è stato colui che ha fatto vedere ad Alessandro Magno che, guarda, il libro di Daniele parla di te. È quello che ha dato il coraggio a Alessandro. Sai questa storia qui? Sì. Aristotle e, come si chiama, Socrate, erano ebrei israeliti.
Allora lui aveva questa riverenza per Israele a quell'epoca, Sì. li aveva lasciato operare. Prendeva il tributo da. Prendeva tributo. Però li lasciava alle loro tradizioni, ai loro costumi, ai nostri costumi, ci lasciava con i nostri costumi e le nostre tradizioni. No. Sì, questo era Antioco quando era Poi tornato. dopo, qua in Antioco, poi iniziamo ad avere problemi. Dice, e dopo queste cose si ammalò e capì che doveva morire. Perciò chiamò i suoi servitori che gli stavano a cuore, che erano stati allevati con lui fin dalla sua giovinezza, e divise il suo regno tra di loro, mentre era ancora in vita. Così Alessandro regnò 12 anni e poi morì, e i suoi servi governarono ognuno al suo posto. Quindi dopo la morte di Alessandro Magno, il regno viene diviso in quattro ai suoi generali, Cassandra, Tolemia, Seleuco e Lisimaco, ok? E dopo la sua morte si misero tutti delle corone, così fecero i loro figli dopo di loro per molti anni, e i mali si moltiplicarono sulla terra. Quindi vediamo che il male si moltiplicò, e cos'è il male agli occhi del Signore per il popolo di Israele? Trasgredire le sue leggi, perché sono stati dati nelle mani. Infatti la parte dove c'era Israele fu data nelle mani di Seleuco, ok? Dei Seleucidi. E da lì dice, versetto 10, e da loro uscì una radice malvagia, Antioco, detto Epifane, figlio di Antioco, re che era stato ostaggio a Roma e regnò nel 137° anno del regno dei Greci. Questo vi fa capire che la radice dei malvagi, cioè quando c'erano i re babilonesi, quando c'erano i re mediani e tutti gli altri re, non parlava della malvagità che si è No. sparso. Parla della malvagità quando i greci sono entrati in potere per dirvi che è la stirpe dei malvagi, ok? Can Infatti se andate a leggere il libro di Malachia. Malachia, 4:1-4, vi dice che Esaù è la confine della malvagità, ok? Perché per far capire questi greci qui del quale sta parlando non sono, anche loro non sono greci originali, Originali. Ok, ok? Perché il greco vero sono i discendenti di Yafet. In questo poi caso sta erano parlando gli Etruscani. della stirpe di Edom, della radice della discendenza di Edom, che come possiamo leggere in Malachia, come ha appena detto il fratello Yaraya, questo è Malachia capitolo 1 al versetto 4, dice: se Edom dice noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine. Così parla Yahweh Hashem, Yahweh Shai degli eserciti. Essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'empietà, popolo contro il quale Yahweh Hashem, Yahweh Shai è sdegnato per sempre. Per sempre, sdegnato per sempre. Ma qua il punto è: saranno chiamati territorio dell'empietà. Quindi quando vediamo che il male, l'empietà si è sparsa per la terra, attraverso chi si è sparsa? Attraverso la discendenza di Esaù, Edom. Ora tornando, saltiamo al versetto 41, avendo parlato di questo Antioco qui, che è entrato in potere, andiamo dal versetto 41, ti Leggo il dice. versetto 11, Ok, che vai. se me lo vuoi dare un Vai, vai, breakdown vai. di questo. Dice: in quei giorni, quindi quando siamo stati dati nelle mani di questo re malvagio, Antioco, detto Epifane, in quei giorni uscirono da Israele uomini malvagi che Bravo, persuasero molti, dicendo: andiamo a stringere un patto con i pagani che ci circondano. questo sta parlando dei figli di Israele, ok? Che hanno voluto andare a stringere un patto con i malvagi. E come adesso, se noi stiamo in questa verità, la gente crede che siamo noiosi, ok? Credono che quando sei nel mondo a fare delle cagate che stanno facendo tutti, allora c'è divertimento. E questa gente se credevano che non si divertivano più se loro non andavano a fare la malvagità che facevano i greci. I greci facevano le cose, le orge, Non avevano non regole. avevano regole. Questo qua dormiva con la moglie del suo fratello, l'altro dormiva con. Cioè, erano senza regole. E alcuni figli di Israele, i nostri fratelli, come al giorno d'oggi. Si lasciarono corrompere da Si questa lasciano vista, quindi. corrompere da questa cosa qui, hanno desiderio di fare questo perché la carnalità chiama quello, ok? Ed è quello che hanno fatto alcuni dei nostri fratelli, Ed è hanno quello che stanno facendo voluto. oggi gli Edomiti, Eh sì, ok? perché adesso nel mondo, crescendo, le prime cose che fumare le canne,
andare a ballare in discoteca, guardare porno, guardare porno, scopare questa, fare questo, e questo è il mondo che tende di soddisfare la carnalità umana. E questo qua i figli di Israele hanno voluto proprio volontariamente andare a fare queste tradizioni qui. E cosa causa questo? Diventano come loro, non saranno più israeliti. Perché che cosa è la differenza? Che cosa ci rende diversi? Queste leggi, statuti, se leggiamo il libro di il libro di Deuteronomio, capitolo 4, versetto 7. Versetto 7. Deuteronomio 4, 7. Perché questa legge è quello che ci rende speciali e diversi da tutti gli altri. Deuteronomio, capitolo 4, parto dal versetto 5. Il punto è nel versetto 6. Dice: ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come Yahweh Baal Hashem Yahweh Shai, il mio potere mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli. Questo è, questa legge e statuti sono quelle cose che ci rendono diversi dagli occhi delle nazioni. I quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il suo popolo, questa grande nazione è il suo popolo savio e intelligente. Salakia. E diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Quindi, come avete visto, vediamo come hanno voluto allontanarci dalle nostre leggi, dai nostri comandamenti che ci danno sapienza, che ci rendono forti e intelligenti, ok? Perché quella è direttamente la parola del Signore Yahweh Baal Hashem Yahweh Shai. Mentre a oggi hanno voluto insegnare un'altra dottrina. A oggi il nostro popolo, ok, ha perso l'eredità. Questa fa parte dell'eredità, ok? Le sacre scritture fanno parte della nostra eredità, che il nostro popolo che non legge, che non comprende. Perché? Perché non cerca il Signore in totale sincerità e umiltà, ma si lasciano guidare dai falsi profeti, dai falsi pastori, dalle chiese, dalle religioni che sono corrotte. E questo è un ciclo, è una storia che si ripete. In quei giorni uscirono da Israele uomini malvagi che persuasero molti, dicendo: andiamo a stringere un patto con i pagani che ci circondano, perché da quando ci siamo allontanati da loro abbiamo avuto molte sofferenze. E questi sono i falsi profeti. Questa è la zizzagna che si trova in mezzo a noi. La zizzagna che dice che... Ah, è quello lì. Sì. La zizzagna che si trova in mezzo al popolo di Israele, che attraverso l'insegnamento e la cultura e le tradizioni e i costumi imparati dalle nazioni pagane vogliono corrompere anche prendi il popolo di Israele. Velocemente il libro di Salmi 96, versetto 5. Questo è Salmi, capitolo 96, versetto 5. Poiché tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani. Invece, Yahweh Baal Hashem Yahweh Shai, invece, ha fatto i cieli. Questo. Dio e gli dei di tutte le altre nazioni sono vani, sono idoli. Ok? Perciò non dobbiamo andare dietro. Vedete, il Dio c'è. Questa scrittura vi dice che il Dio c'è solo per i figli di Israele. Tutte le altre nazioni hanno idoli. E i nostri fratelli qui hanno voluto andare dietro a quelle cose là, diventando come quelli là. Okay. Questo espediente piacque loro molto. Allora alcuni del popolo erano così impazienti che andarono dal re, il quale diede loro la licenza di fare secondo le norme dei pagani. E costruirono a Gerusalemme un luogo di esercizio secondo le usanze pagane e si resero incirconcisi.
E tutto questo inizia proprio l'ellenizzazione dei figli di Israele. Abbiamo letto l'ellenizzazione diventare i greci, ok? Hanno cominciato a fare le tradizioni dei greci. Ecco perché sono riconosciuti come greci là. Questo poi è un buon punto. È un buon punto, è sì. Un buon punto, perché quando anche Paolo parla di circoncisi e incirconcisi... E circoncisi, perché fisicamente loro non si circoncisavano. E poi c'è un termine storico che ho dimenticato adesso. Quelli che erano circoncisi andavano a cucciare di nuovo la carne attorno alla pene. Hai capito? Schifo. Sai perché facevano questo? Arriveremo nel 41. Perché se erano trovati circoncisi li uccidevano. E allora che cosa facevano? Andavano a prendere la carne e ricucivano di nuovo. Diventavano incirconcisi di nuovo. Hai capito? No. Oh, qua il punto che possiamo capire è quando Paolo parla di circoncisi e incirconcisi è l'interpretazione delle religioni cattoliche che discendono, Testimoni di Geova e tutte quelle religioni lì, che parla che gli incirconcisi sono, non sono il popolo di Israele. Qua noi vediamo che proprio il popolo di Israele, dice, alcuni del popolo, Salachia, costruirono, alcuni del popolo erano così impazienti che andarono dal re, il quale diede loro la licenza di fare secondo le norme dei pagani. Quindi se tu ti comporti alla maniera dei pagani, e costruirono a Gerusalemme un luogo di esercizio secondo le usanze pagane. Sì, un posto di esercizio, sta parlando di... La palestra. Le palestre, perché cosa facevano i greci? Facevano la palestra tutti nudi. E ecco perché quando guardate quegli spot là, della ginnastica, bla bla, hanno sempre la tuta tutta stretta, che non sembra nemmeno che hanno qualcosa addosso. All'antichità lo facevano tutto nudo, ok? Potete cercare la storia e lo vedete. E noi siamo stati comandati di non mostrare la nostra nudità. Fa parte dei nostri comandamenti. Allora abbiamo voluto diventare come questa gente qui. Siamo diventati sia nudi spiritualmente e fisicamente. Infatti dice, secondo le usanze dei pagani, e si resero incirconcisi. E resero incirconcisi proprio letteralmente, letteralmente, ma sia letteralmente e ma spirituale, sia spiritualmente, ma letteralmente lo facevano, perché c'è il termine, l'ha tirato fuori l'anziano Yashawamba, allora sono rimasto tipo wow. C'è il termine storico, non mi ricordo adesso quel termine, dopo lo guarderò. Loro andavano a cucire di nuovo, perché questa cosa è diventato peggio fino a che Antioco, se ti trovava circonciso, ti uccideva. Se ti vedeva pregare al nostro Dio, al nostro potere, o celebrare il sabato, ti uccideva, ti metteva alla morte. E allora questa cosa ha costretto i figli di Israele di diventare greci, ok? No, lo prendiamo poi. Sì. Dice, e si resero incirconcisi, abbandonarono la santa alleanza, si unirono ai pagani e si vendettero per fare del male. Qui noi vediamo quindi la creazione dei... gli israeliti che diventano ellenisti, perché iniziano ad usare le usanze, a praticare le usanze pagane. Dei greci. Andiamo al punto 41, dice, poi il re Antioco scrisse a tutto il suo regno che tutti fossero un solo popolo. Questo cosa vuoi? Vai. No, vai tu. vai, ce l'avevi. Questo è sacchetta, vada. Questo significa che voleva che tutti quanti osservassero la tradizione e le usanze e praticassero le leggi pagane, ok? Quindi quando il re Antioco scrisse che tutto il regno che lui gestiva, okay, che lui gestiva quello che oggi, diciamo, si può capire l'Asia Minore e quello che oggi è chiamato Medio Oriente, ok? Lui gestiva, disse che tutti quanti fossero un solo popolo, quindi che tutti quanti osservassero le sue leggi, ok? Le sue leggi e le sue usanze pagane, e che ognuno lasciasse le sue leggi, quindi che il popolo di Israele lasciasse le sue leggi. Scusatemi, è quello che stanno facendo adesso con la democrazia, ok? Vengono nel tuo paese e dicono democrazia, no, dobbiamo fare questo. Ecco perché sono stati in Iraq, in Iran a togliere i governatori. Ecco perché sono stati in Libia a uccidere Gheddafi,
perché vogliono imporre il loro modo, e al giorno d'oggi lo chiamano democrazia. Ecco perché vedete tutta l'Europa che vanno tutti in una stessa direzione, ok? Perché vanno con la forza e lo spirito demoniaco di questi qui. Sono la stessa razza. È la stessa razza. E sta succedendo oggi. In Africa, paesi africani che avevano delle loro tradizioni, li hanno fatto diventare uguali come loro. Adesso, per esempio, in Nigeria, adesso cominciamo a vedere i transessuali e queste cose qui, che non faceva parte delle loro tradizioni. Chi li ha portato queste cose qui, così chiamati l'uomo bianco? Ok? Perciò quella cosa lì è la stessa cosa che ha fatto Nimrod, ok? A tempo di Nimrod, con la torre di Babele. Ha cercato di unire tutti. Il nuovo ordine mondiale non è una cosa iniziata ieri, è iniziato da tantissimo tempo. Loro stanno seguendo il disegno. Non è che sono proprio geni così intelligenti, no, stanno seguendo un disegno che c'è stato già. Ok? È questo che la Chiesa non capisce, sfuggono. Questa scrittura è molto più profonda di quello che puoi immaginare. È molto più profonda di tutto ciò che puoi immaginare. Ecco perché rimane un mistero per tanti. Ok? Adesso arriva il caldo. Sì. Si spoglia il fratello davanti alla telecamera, fa lo spogliarello. Infatti, come dicevi tu qua, è profondissimo questo precetto qui, dove dice: poi il re Antioco scrisse a tutto il suo regno che tutti fossero un solo popolo. Qua ci va a ricordare proprio il nuovo ordine mondiale, sì, che il sistema oggi vuole imporre, ok? Un solo popolo, un solo ordine, un solo governo. Secondo te perché vi hanno creato il WHO, che è la World Health Organization, e stanno facendo una cosa adesso che si chiama la Treaty, in italiano non sono pratica, che adesso la legge non lo prenderà più lo Stato, lo prenderà direttamente la WHO, hai capito? Quello, occhio a quello, è quello nuovo... che un po' hanno fatto già con la nuova organizzazione della sanità, l'organizzazione della sanità. Con la pandemia, che bisognava seguire il protocollo della pandemia. Bravo. E chi non l'ha voluto seguire, come Lukashenko della Bielorussia, non so se era Lukashenko della Bielorussia, sì, Bielorussia non ha... viene sanzionato. Eh sì, russi, e questo è lo stesso spirito. Andiamo avanti. Dice: e che ognuno lasciasse le sue leggi, come abbiamo detto, attraverso la loro democrazia impongono le loro leggi, come vanno in Afghanistan e vogliono imporre le loro leggi. E che ognuno lasciasse le sue leggi, così tutti i pagani si accordano secondo l'ordine del re. Sì, anche molti degli israeliti acconsentirono alla sua religione e sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. E qui vediamo... Quindi sono diventati greci, proprio hanno cominciato a fare... letteralmente come i greci si sono alienati dalla promessa. Continua. C'è poi che il re aveva inviato lettere per mezzo di messaggeri, e queste lettere ai giorni d'oggi si possono tradurre con i decreti, ok? Decreti, riceviamo lettere lo stesso, Hanno inviato lettere per mezzo di messaggeri a Gerusalemme e alle città di Giuda affinché seguissero le leggi straniere del paese e proibire gli olocausti, i sacrifici e le offerte, okay, di bevande nel tempio, e profanare i sabati e le feste, e inquinare il santuario e il popolo santo. Inquinare il santuario e il popolo santo. Ok? Come lo inquini? Ecco, attraverso queste nuove tradizioni, attraverso queste differenti culture, questi differenti costumi. Abbiamo letto pagani. Comunque che i dei degli altri paesi, delle altre nazioni sono idoli. Leggi qui: impostare altari, boschetti e cappelle di idoli. Ovunque potete vedere cappelle di idoli. Cioè questi come si chiamano? Capitelli, canta, guarda. Dice: impostare altari, boschetti e cappelle di idoli
e sacrificare carne di porco e bestie immonde. Continuano sempre a sacrificare quella carne di porco là. Che lascino anche i loro figli incirconcisi e che rendano le loro anime abominevole con ogni sorta di impurità e profazione, perché dimenticassero la legge e cambiassero tutte le norme. Qui noi abbiamo la descrizione storica, ok? Storica di quello che è successo quando attraverso i greci e antico Epifane, che governava sul territorio dove faceva parte anche Israele, come hanno obbligato il popolo di Israele ad allontanarsi dalle leggi del Signore, ok? Ad allontanarsi dai comandamenti. È per questo che oggi ci troviamo, la maggior parte il nostro popolo oggi si trova sotto le leggi del mondo, ok? Sotto le leggi della stessa bestia, dello stesso sistema governativo. La nostra gente si trova sotto queste leggi qui, ok? Leggi che sono contro ai comandamenti e le prescrizioni che l'Altissimo Yahweh Hashem, Yahweh Shai ha dato al suo popolo, e per mezzo del quale, attraverso queste leggi, noi mantenessimo il patto e l'alleanza con il Signore. Quindi questo è l'alienazione dei figli di Israele. Ecco perché si chiamavano greci. Ora, tornando nella parola greco là, adesso se vuoi, cosa vuoi prendere? No, non so. Andiamo nel libro di Primo Pietro, ok? Capitolo 1 e versetto 1. Primo Pietro 1:1. Sì. Perché poi questa cosa... Ah, scusami. Dopo questa cosa che è successo tra i greci, cosa è successo? Sono entrati poi i romani, ok? E sappiamo che i romani non scherzavano. I romani sono la quarta bestia del quale parla Daniele. Non scherzavano. Questa bestia che frantuma tutto davanti a sé. I romani hanno portato un sacco di israeliti come schiavi a coltivare, a creare, a costruire le loro strade. I romani hanno costruito tutto usando la mano d'opera israelita. La mano d'opera israeliti e altre nazioni che avevano sotto mano. Ok? E cioè eravamo schiavi portati in diverse parti del mondo. Sono coloro che questa verità va predicato, ok? Questa schiavitù dura fino al giorno di oggi, quella sotto i romani. Okay? E l'unica persona che ci potrebbe salvare indefinitamente è il figlio del padre, Yahweh Shai. Aspetta, e chi è che il salvatore? Adawan Yahweh Shai, il signore Yahweh Shai, viene a salvare. Chi è che viene a salvare? Chi ha bisogno di essere salvato? Chi ha bisogno di essere salvato? Israele, che è dato nelle mani degli altri popoli, ok? Non ha bisogno di salvare tutte le nazioni del mondo. Se noi siamo sotto una nazione, il Salvatore viene a salvare chi ha bisogno di essere salvato. Invece oggi quelli che sono comodi in questo mondo non hanno bisogno di essere salvati. No, non hanno bisogno di essere salvati, solo io presso. Solo Israele deve essere salvato, ok? Perché Israele è sotto oggi nella società. E perché Israele deve essere salvato? Perché la parola Israele, Yashar Allah, vuol dire il principe del potere. Loro sono originariamente gli amministratori di questo pianeta qui. Loro in questo momento non sono nella loro giusta posizione, perché avevano violato queste leggi e comandamenti. E quindi il padre gli ha tolto la sua eredità, gli ha fatto perdere l'eredità. Voglio prendere questo precetto. Questo è Geremia, capitolo 17. Sì, 17, caro. Versetto 4 dice: tu per colpa tua perderai l'eredità che io ti avevo data e ti farò servire i tuoi nemici in un paese che non conosci, perché avete acceso l'ira, perché avete acceso il fuoco della mia ira ed esso arderà per sempre. Semplice, semplice. Okay? Se hai lo spirito, allora capirai questa cosa qui. Finisci. No, che siamo stati dati nelle mani dei nostri nemici. Ok? Abbiamo perso l'eredità. Qual era la nostra eredità? Le nostre origini. Qual era la nostra eredità? Le leggi, l'eredità è il nome del padre, ok? Il nome del padre Yahweh, che significa colui che esiste, è il nome di suo figlio, Yahweh Shai, colui che salva. Abbiamo perso le scritture, che non abbiamo l'intendimento, ok? Che non conosciamo la storia. Questa è la nostra eredità, ok? Che abbiamo perso. Solo per colpa nostra siamo stati dati e ti farò servire i tuoi nemici.
Quindi Israele, che servirà i suoi nemici, avrà bisogno di essere liberato e salvato, ma non i nostri nemici, che sono coloro che oggi governano il mondo, e le altre nazioni, che sono gli Edomiti della Bibbia, e le altre nazioni che con gli Edomiti hanno fatto questo al popolo di Israele. Anzi, con questo voglio saltare a... per far capire che solo Israele sarà salvato, ok? Solo Israele sarà salvato. Questo è Salmi capitolo 83 versetto 2, dice: poiché ecco, i tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la testa, tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Dicono: venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. Questo è i nostri nemici, ok? I nostri nemici hanno tramato contro Israele e ci hanno spartito Israele. E dice: poiché si sono accordati con uno stesso sentimento. Se mi vuoi prendere Gioè, vabbè, tu sei con la, questa inglese. Poiché si sono accordati con uno stesso sentimento, stringono un patto contro di te. Le tende di Edom, l'autoproclamato uomo bianco razzista, gli ismaeliti, gli arabi, Moab, cinesi. Vuoi che ti prendo? A Gioele capitolo 3 versetto 6, nei primi versetti dice: Moab, i cinesi, gli agareni, che sono africani, Gebal, che sono sempre africani, Ammon, credo, agareni e Gebal saranno agareni africani. Sono africani, ok, sì. Ammon, che sono i giapponesi, e Amalek, che è una, è la prima, è la tribù principale della casa di Esaù, Edom. La Filistia con gli abitanti di Tiro, e la Siria si è giunta a loro. Quindi vediamo come tutte le nazioni del mondo hanno insieme alla nazione di Edom hanno tramato insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Dicono: venite e distruggiamoli come nazione. Quindi l'unica nazione che sarà salvata è questa nazione contro il quale sono state tramate insidie, ed è solo le 12 tribù del popolo di Israele disperse per il mondo, perché le altre nazioni dominano oggi, ok? Dominano sotto la bestia, che è il sistema governativo, che è la NATO, l'OTAN e gli Stati Uniti d'America. E come dice nel libro di Apocalisse, tutte le nazioni hanno bevuto del calice del vino degli Stati Uniti d'America. E quindi questo è... Scusami, il mio telefono è morto. Vai tranquillo, prendo... Gioele, capitolo 3, versetto 2, dice: io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Jehoshaphat. E là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele. Vediamo dov'è la salvezza per tutti, Achia. Dov'è? Ha detto il padre che adunerà tutte le nazioni e le chiamerà in giudizio per quello che hanno fatto a Israele. E vedi, c'è qualcosa che si chiama contesto. Bisogna capire tutto il libro in sé, ok? Non c'è un versetto dove dice che il padre verrà a salvare tutte le nazioni. Non c'è un singolo versetto, non c'è. Ok? Sono i figli di Israele che sono sparsi in queste parti del mondo. E ora tocchiamo, adesso chiudiamo la lezione tra poco, sì. Tocchiamo un po' di punti che parlano della dispersione di Israele. Andiamo su Primo Pietro capitolo 1 versetto 1 dice: Pietro, apostolo di Yahawashai Amashayach, agli eletti che vivono come forastieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Ok, non sta dicendo questi paesi, sta dicendo agli eletti dispersi in questi paesi qui. E chi sono gli eletti? Gli eletti sono i figli di Israele. Prendi Isaia 45 per piacere. Isaia 45 versetto 4. Questo è Isaia capitolo 45 versetto 4, che dice: per amor di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, okay, io ti ho chiamato per nome, ti ho designato, sebbene non mi conoscessi. Ok, avete visto? Questo è l'eletto. Avete sentito parlare Paolo? Pietro? Questo è Pietro, è la lettera di Pietro, ok? All'inizio vi ha detto che agli eletti dispersi, ok, in queste parti del mondo. Agli eletti dispersi nella Galazia. Nella Galazia, il libro di Galati. E quando abbiamo letto il libro dei Galati, che Paolo diceva, non c'è, che parlava di giudei e di greci, che è complicato,
magari, questo è la risposta. Ma magari capire. Qua vediamo che parla agli eletti dispersi in Galazia. In Galazia. Che okay. Poi, come dice sempre Pietro in secondo Pietro, tu quale volevi tirare? No, prima che prendi primo Pietro sempre, capitolo 2, versetto 9. Perché ricordatevi però che in versetto 1 ha detto gli eletti che sono gli israeliti, no? Dispersi in Galatia, in Cappadocia, in tutte quelle parti là. Primo Pietro capitolo 2 versetto 9 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, okay, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Non abbiamo misericordia, cioè qua possiamo chiudere tutto, cioè qua possiamo mettere proprio la pietra e basta. Volendo si può andare sempre avanti, ma è inutile. Cioè ora, cioè, la Bibbia parla di questi qui. Andiamo a prendere il libro di Atti, capitolo 11, versetto 15. Giusto per farvi capire. Questi Atti, capitolo 11, versetto 15, dice: avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Su di chi? Sui israeliti, ok? Vai su secondo capitolo, fammi un piacere. Secondo capitolo, poi dopo torniamo qui. Secondo capitolo, che significa? Di Atti. Ah, okay. Dopo torniamo qui, non chiudere questo. Sì? Da versetto 4. Atti capitolo 2 versetto 4 dice: tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Continua. Or a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Dei giudei. E poi ci ha dato anche l'elenco dei paesi. Questi sono gli israeliti che sono su ogni nazione sotto il cielo. Siamo sparsi dappertutto. Che sono stati riempiti di Spirito Santo. Ok. Come abbiamo letto in Atti 11, 15. Esattamente, avevano appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro. E questo sta parlando della di Cornelio. Sì. Sta parlando qua, Pietro sta raccontando di quando andò a parlare alla famiglia di Cornelio, ok? Che pensavano che fossero di un'altra nazione, ma che in realtà invece erano israeliti, e quindi lo Spirito Santo discende su Cornelio e la sua famiglia. E lo Spirito Santo è lo spirito della verità, è lo spirito che ti conferma e che ti dice: sì, questa è la strada per il quale devi camminare, sì, questa è la verità della Bibbia, questa è la cosa giusta. E ascoltarono Pietro, e come abbiamo letto in Atti capitolo 2, questo spirito scende sui giudei che fanno parte di, che sono dispersi in ogni nazione, giudei di ogni nazione. Ok, la loro radice erano giudei, figli di che Israele. Che sotto il cielo. Ok? Quindi siamo sparsi in ogni nazione. Questi Vangeli sono rivolti a questi figli di Israele che sono sparsi in tutto il resto del mondo. Come al giorno d'oggi ci chiamiamo napoletani, ci chiamiamo siciliani, ci chiamiamo giamaicani, ci chiamiamo questo. Questo Vangelo è per te se sei un figlio di Israele. Ok? Detto questo, se hai chiudiamo con secondo Pietro capitolo 3, parto dal versetto 14, dice: perciò carissimi, aspettando queste cose, cioè la promessa destinata al popolo di Israele, fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace. E qual è il modo per essere trovato immacolato? Yahweh Shai dice: se mi ami osserverai i miei comandamenti. È vero che sappiamo che non saremo salvati attraverso i comandamenti, ma non essendo salvato attraverso i comandamenti non vuol dire di non proprio metterli in pratica al meglio della nostra capacità. Perché okay? I comandamenti comunque sono una dimostrazione di fedeltà, ok? È operare, e il comandamento principale è quello di predicare questa verità, ok? Questo è il comandamento principale. Operare significa servire nell'impresa, ok? Nel negozio di Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, venendo a fare il lavoro per il quale siamo stati chiamati. Perciò
Sappiamo che essendo in schiavitù sotto questo controllo dei uomini malvagi, non possiamo osservare al 100% tutti i comandamenti, ma facciamo al meglio della nostra capacità. Quelli che riusciamo a mettere in atto, facciamoli. Smettiamo di mangiare questi maiali, questi gamberi, queste cose qui, che sono per il nostro bene alla fine, ok? Smettiamo di fare tutte queste cose qui. Cerchiamo il padre mentre lo si può ancora trovare, perché i giorni malvagi stanno per arrivare. I giorni in cui noi non avremo nemmeno più la possibilità di venire fuori ad insegnare questa verità, non saranno più, ok? E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, e questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le scritture. E qua, come abbiamo letto noi, la lettera dei Romani, la lettera dei Galati, scritte da Paolo, qua Pietro raccomanda, dice: Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, e questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi. Sì, perché questo mistero qui, prendi, appena dopo questo, prendi per piacere Romani 11 e 7. Ok? Perché queste cose sono difficili da capire, perché lo Spirito lo dà solamente a un poco eletto, scelto. Ecco perché la Chiesa non ce l'ha, perché la Chiesa non fa parte del corpo del Padre. Noi siamo la Chiesa, ok? Siamo il raduno. Ma coloro a chi è destinato questa cosa lo riceverà, lo sentirà e lo riceverà, semplice, senza problemi. Non è che siamo studiosi o chissà cosa, non abbiamo fatto nessun seminario. Abbiamo iniziato bevendo il latte, imparando i piccoli precetti, fino alla posizione dove ci troviamo oggi. In questa cosa si cresce. È lo Spirito che ci permette di fare questa cosa che facciamo. È lo Spirito che ci dà la sapienza. Diciamo che Yahweh Hashem, Yahweh Shai, ti dà mano a mano quello che puoi ricevere, quello che puoi mangiare, quello che puoi intendere, ok? Non ti dà l'intendimento subito. Per questo bisogna comprendere prima queste cose basilari, che il popolo di Israele oggi è disperso nel mondo, che il vero nome del padre e il vero nome di suo figlio sono nell'antico ebraico, questo latte, questo intendimento, e mano a mano che tu cerchi e preghi Yahweh Hashem, Yahweh Shai, che ti faccia capire, che ti faccia intendere sempre di più, il padre ti darà sempre di più. Ma uno non può arrivare subito e capire il libro dell'Apocalisse. No, è come un bambino, tu partorisci un bambino, non è che il primo giorno che lo partorisci cominci a dargli carne, hai capito? Tutto ha un processo. Per questo ci sono cose difficili nelle Sacre Scritture, che se non capite, perché in quel momento non vi è stato ancora dato di capirle. Ma mediante la preghiera e l'impegno, umiltà, nel cercare la verità, Yahweh Hashem, Yahweh Shai te le farà capire se sei destinato. Questo è Romani capitolo 11 versetto 7, dice che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti, come è scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno. Questo è, gli eletti riceveranno questa cosa qui, mentre gli altri rimarranno nella tenebra. Gli eletti della casa di Israele, mentre la maggior parte della casa di Israele non riceverà questo, ok? E le altre nazioni non intendono, perché le altre nazioni sono empie, ok? E i malvagi non capiscono questo. Can, avendo detto questo, aspetta. Dice, questo è Daniele capitolo 12 versetto 9, dice: egli rispose, va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, che sta parlando degli eletti. Gli eletti, ok? E il Padre ci sta purificando attraverso queste parole qui, attraverso questa verità. Non ci stiamo più contaminando con il mondo, con tutte le malvagità di questo mondo. Mangiare cibi impuri, mangiare sacrifici ai idoli e tutte queste cose qui. Il Padre ci sta purificando attraverso queste parole qui, ok? Dice, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà. Gli empi agiranno malvagiamente,
anche i figli di Israele che hanno scelto di seguire le strade degli empi non capiranno mai queste cose qui. Non capiranno queste cose qui. Ok? Chiudo questo. Dice Paolo, vi ha scritto secondo la sapienza, tornando dove a Pietro, leggendo? Secondo Pietro capitolo 3 versetto 15 dice: considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. Questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano, come hanno fatto le religioni che hanno travisato il libro dei Galati, il libro dei Romani, dicendo che la promessa è aperta a tutti. Ok? Uomini ignoranti e instabili che travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture, come travisano le scritture. Questo fanno gli uomini malvagi, perché a loro non è dato l'intendimento. E le religioni sappiamo che sono uno strumento di Esaù, Edom, per religere, per legare, ok, in catene spirituali il nostro popolo. Versetto 17 dice: voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia. E con questo chiudiamo. Questa è una raccomandazione che Pietro fa a tutti noi. Dice: voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati nell'errore, dall'errore degli scellerati, e scadere così alla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, Yahawashai Mashayak. A Lui siano gloria ora e in eterno. Amen. Crescete nella vera sapienza del nostro Signore. Il suo vero nome è Yahawah, il suo figlio è il nostro Salvatore, mediante colui che mediante ci sarà la salvezza, è Yahawashai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, Yeshua e tutti gli altri nomi, Cristo. Ok? Il suo vero nome è Yahawashai, e attraverso lui ci sarà la salvezza. Cercate il Padre ora e smettete di credere a queste filosofie false che vi predicano. Il Signore viene la grazia. La grazia che dice: crescete nella grazia e nella conoscenza. Come dice il fratello, vi presenta il nome, quindi attraverso il nome riceviamo la grazia e la conoscenza, quindi di crescere in questo. Quindi vi abbiamo spiegato oggi il mistero dei gentili, ok? Ora capirete quando leggerete i greci nel Nuovo Testamento che la salvezza è per loro. Sta parlando dei figli di stranieri. Sta parlando dei figli di Israele sparsi in questi paesi qui. Detto questo, speriamo che questa lezione sia stata edificante attraverso lo Spirito. Alla prossima, diamo tutti i lodi dovuto al Padre. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS sono coloro che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Che pace e saluti agli eletti sparsi nei quattro angoli della terra. Se tu nello spirito senti che questa cosa che stiamo dicendo è vero, sei figlio di Israele, ok? Perché solo gli israeliti possono accettare questa verità. Alla prossima. Shalom. Habad babal. Habad babal. Habad hadawamiam. Habad hadawamiam. Habad gawayam. Habad gawayam. Kam yasharala. Kam yasharala. Shalom. Shalom. Shalom.